Le truppe regolari libiche hanno riconquistato il porto di Sirte. Il centro abitato invece non è stato ancora liberato, ma diversi miliziani dell'ISIL sarebbero fuggiti nel deserto, secondo il portavoce dell'operazione, che prevede l'ingresso a Sirte entro 2 o 3 giorni. I rifornimenti via mare di quello che è stato finora uno dei principali punti di appoggio dell'ISIL in Libia sono stati infatti tagliati. La città è nelle mani del sedicente Stato Islamico da un anno. L'offensiva per liberarla è stata lanciata il mese scorso. Dall'inizio della campagna sarebbero stati uccisi oltre 250 jihadisti e un centinaio di soldati dell'esercito fedele al premier Fayez Sarraj, sostenuto dall'ONU. L'obiettivo di Sarraj è quello di riunificare il paese, disgregatosi dopo l'intervento internazionale contro il regime di Gheddafi.